amiche e amici di Biscelle 24, ben collegati, buon pomeriggio in rigorosa diretta streaming dalla redazione di Via Bovio. Ci ritroviamo dopo 15 giorni perché oggi è il giorno della verità. Oggi scopriremo chi tra Angelo Antonio Angarano e Francesco Spina sarà il nuovo sindaco di Biscelle per il prossimo quinquennio, un momento importante, un momento tanto atteso che ovviamente la redazione di Biscelle 24 immancabilmente vi racconterà dall'inizio alla fine, dopo quanto accaduto nella scorsa tornata, quella dello spoglio che vi abbiamo raccontato con un grande successo per il quale vi ringraziamo nuovamente. Siamo qui perché è giusto anche dare continuità al nostro progetto, un progetto importante, un progetto che si basa sempre sul team, un team che vede la regia Angelo Ruggeri con il supporto di Marco Pappalettera, sempre collegamenti esterni. Questa volta saranno due i collegamenti esterni perché oltre a Mino Dell'Orca, al supporto di Donatella Todisco, ci sarà anche Francesco Brescia che sarà ulteriormente in giro, quindi lavoreremo su due tavoli, quello dei plessi ma anche quello dei comitati, perché lì si andrà a tassare il polso della situazione, capiremo quello che sarà poi l'andamento, anche la situazione, l'ufficio facce, come spesso abbiamo chiamato anche due settimane fa, per capire che cosa sta accadendo. Lo spoglio è cominciato praticamente da due minuti, sono le 15:02, ovviamente siamo ancora all'alba di quello che sarà un pomeriggio importante, un pomeriggio che potrebbe essere lungo ma anche no, perché tutto si basa anche su quelle che sono le dinamiche di spoglio che i vari presidenti di seggio andranno ad operare, e ovviamente noi lo seguiremo con il supporto delle grafiche in costante aggiornamento, tutto per non farvi perdere neanche un frame di questo lungo film chiamato Ballottaggio 2023, una diretta streaming del quale in fase di commento mi vedrà in redazione in compagnia di Davide Sette. Davide, benvenuto in redazione, e soprattutto sarà un lungo pomeriggio da vivere insieme, credo che tu sia pronto. Certo, ben trovato Gianluca e ovviamente ben trovati a tutti gli spettatori. E allora, parlavamo di quello che andrà, che si verificherà nel giro di, immaginiamo, 2-3 ore, massimo 3 ore e mezza, 4 per andare larghi, ma quello che ci preme in questa fase, Davide, è capire quanto è accaduto in queste 2 settimane. È accaduto di tutto. Ti chiedo più che altro una frase di lancio che possa caratterizzare queste 2 settimane, perché poi subito dopo in regia partiamo con una slide andando a vedere quelli che sono stati il flusso, quelle che sono state le percentuali di affluenza al voto per quello che è riguardata la domenica trascorsa, ieri, in attesa di avere i dati ufficiali dalla prefettura per quel che riguarda il dato definitivo. Non sono ancora arrivati, siamo in tempo reale, come potete vedere Davide è anche a supporto del suo PC e quindi siamo in costante aggiornamento. Davide, una frase che possa racchiudere queste 2 settimane e poi corriamo subito a parlare dell'andamento dell'affluenza. Beh, sicuramente sono state 2 settimane in cui si è alzata la tensione, in cui anche i toni si sono alzati e c'è stato uno scambio di accuse reciproche tra i due contendenti al ballottaggio. Ovviamente principale oggetto del contendere è stata poi la decisione di Vittorio Fata di sostenere, che è stato il terzo in ordine di arrivo come risultati elettorali al primo turno, la decisione di Vittorio Fata di sostenere pubblicamente Angelo Antonio Angarano, e quindi ovviamente attorno a questa decisione, come era naturale che fosse, si sono accesi gli animi. E allora, prima di entrare nello specifico, chiedo ad Angelo in regia di mostrarci quello che è l'andamento legato all'affluenza della giornata di ieri. Ricordiamo che, come per la giornata di voto di 2 settimane fa, si è votato dalle 7 alle 23 alla domenica, e oggi, quindi il lunedì, dalle 7 alle 15. Possiamo andare quindi con il supporto della grafica. Questo è l'andamento per quel che riguardava il primo spezzone, chiamiamolo così, l'11,90% alle ore 12, 5.788 votanti.
poco sotto quello che ci aspettavamo, Davide, però ieri era anche una bella domenica mattina, probabilmente in molti sono andati anche al mare. Certo, non li si può biasimare, comunque il dato è tutto sommato in tendenza anche con quello nazionale, quindi... Andiamo a vedere invece alle ore 19 qual era la situazione, una situazione che vedeva situazione legata ad una progressione della percentuale piuttosto importante, 25,66%, qui diciamo gli addetti ai lavori hanno cominciato, certo, un po' a rassicurarsi. Sì, perché ovviamente il dato delle 19 rifletteva un po' il fatto che magari nella fascia pomeridiana appunto le persone ha scelto altre attività rispetto a quella di recarsi al voto, quindi effettivamente il 25,66 è stato un dato anche abbastanza più basso rispetto al ballottaggio del 2018, dove però si votava soltanto in una giornata. Però appunto, come vedremo adesso con la prossima grafica, il tutto si è riallineato poi con il dato delle 23. E allora, Angelo, possiamo passare al dato delle ore 23, che è un dato, diciamo, che è quello per il momento definitivo, lo chiamiamo così, 18.235 votanti, pari al 37,51%, che rientra perfettamente in quello che è stato anche il dato nazionale di ieri. Sì, diciamo, è un dato che, se prendiamo a riferimento il ballottaggio del 2018, ci proietta verso un dato finale dell'affluenza che avremo tra pochi minuti, che potrebbe assestarsi attorno al 50%. Nel 2018 si votava soltanto un giorno e a chiusura dei seggi si era arrivati a una percentuale del 48,17% con 23.000 votanti, che è un po' la percentuale che possiamo aspettarci anche in questo caso. Ovviamente poi avremo modo di analizzarlo nel corso di questa diretta. È un dato numericamente simile a quello del 2018, però ovviamente la situazione politica è completamente diversa, perché nel 2018 c'era uno scenario politico molto più frammentato, con quattro esclusi al ballottaggio e ovviamente oltre a Casella e Angarano, che nel 2018 si contesero la carica di sindaco. In questo caso invece avevamo una corsa sostanzialmente a tre, con uno dei tre sfidanti che al ballottaggio aveva fatto una scelta di campo molto, molto netta, e quindi una percentuale in linea con quella del 2018 comunque ci dà da pensare sul fatto che, insomma, ci si poteva aspettare in questo caso qualcosa di più, mentre sostanzialmente il ballottaggio si riconferma molto meno frequentato rispetto al primo turno, probabilmente perché viene meno il traino dei consiglieri, dei candidati al consiglio comunale, da poter, insomma, votare ed esprimere una preferenza in tal senso. Allora, Davide, sono già arrivati i primi dati, sì, ufficiali. Ovviamente, come è accaduto due settimane fa, stiamo parlando di due seggi, il 18 e 19, che fanno parte delle sezioni di Universo Salute, dove in pratica votano in pochissimi, e c'è già, diciamo così, possiamo definirlo una piccola impressione, ma non diciamo così che possa avere un riferimento attendibilistico, certo, altrimenti, certo, saremmo veramente dei maghi. La sezione 18 ha portato 11 voti per Angelo Antonio Angarano e 9 per Francesco Spina, mentre più marcata è la differenza nel seggio 19, con 11 voti nuovamente per Angelo Antonio Angarano e 3 per Francesco Spina. Quindi siamo un 22-12, che ovviamente lascia il tempo che trova, però sono i primi dati ufficiali che abbiamo, e quindi non li commentiamo, li teniamo, certo, lì, li sono dati che mettiamo, diciamo così, nella nostra cartella di dati ufficiali, che probabilmente poi si andranno ad aggiornare nel corso dei minuti. Davide, parlavi di frammentazione. Eccolo, ovviamente stiamo parlando di situazioni relative a dati ufficiali, ovviamente le percentuali sono ancora da aggiornare, ma siamo agli albori, certo. È una grafica, diciamo così, che ha un supporto, ma noi invece continuiamo a parlare dei fatti. Davide, hai parlato già di questo accordo tra Vittorio Fata e Angelo Antonio Angarano. Ti chiedo, uno, se te lo aspettavi da detto ai lavori, e due, se alla fine
per quelle che erano le dinamiche legate anche a quei pochi simboli ufficiali legati ai partiti, vale a dire Fratelli d'Italia e Partito Democratico, poteva avere un senso o in realtà per quel che sono le dinamiche cittadine poteva valere tutto? Beh, allora, avevamo già intuito durante la scorsa diretta, parlando con il diretto interessato, cioè con Vittorio Fata, che c'era una disponibilità comunque a dialogare con chi era arrivato al ballottaggio. Ovviamente, e ce lo dicevamo anche tra di noi, era difficile immaginare una convergenza di un candidato portato comunque avanti dalla lista del Partito Democratico su una coalizione che ha come partiti predominanti Lega e Fratelli d'Italia. Quindi era, insomma, anche per noi che abbiamo un po' di pelo sullo stomaco e ne abbiamo viste parecchie, difficile immaginare una situazione di questo tipo. Probabilmente il dato interessante che noi anche cercavamo di far emergere durante la scorsa diretta è che avendo un elettorato comunque molto ampio, avendo conquistato un elettorato molto ampio Vittorio Fata con il primo turno e con una, insomma, percentuale assolutamente ragguardevole, sarebbe stato difficile far convergere innanzitutto gli elettori verso una direzione univoca e un'indicazione di voto univoca, ma anche tenere insieme una coalizione che comunque era, come tutte le coalizioni di questa tornata elettorale, molto eterogenea e composta da personalità politiche molto, molto diverse. Infatti comunque abbiamo visto un leggero sfaldamento, nulla di particolarmente drammatico, della coalizione di Vittorio Fata con alcune insomma, con il passaggio di Alfonso Russo verso la coalizione di Spina, quindi in dissenso rispetto alla linea dettata da Vittorio Fata. Altre personalità comunque all'interno della coalizione che non hanno preso una posizione netta come quella di Alfonso Russo, ma per usare un eufemismo sono state abbastanza fredde e timide rispetto alla decisione di convergere su Angarano, però questo appunto era un po' nell'ordine delle cose, però non abbiamo visto, ecco, un disgregarsi della coalizione di Vittorio Fata. Adesso vedremo, e secondo me il dato dell'affluenza comunque può essere indicativo di questo, quanto quell'indicazione di voto abbia poi effettivamente mobilitato gli elettori di Vittorio Fata al primo turno verso il ballottaggio, con una affluenza che, diciamo, se l'affluenza si dovesse attestare sotto il 50%, ecco, diventa, insomma, anche un dato politico e di insomma, valenza di questa indicazione di voto data dalla coalizione di Vittorio Fata a sostegno di Angarano. Allora, prima di proseguire con gli argomenti, penso che tra un paio di minuti si possa già effettuare un primo collegamento esplorativo con Mino Dell'Orco. Ovviamente siamo davvero all'inizio, anche se ci cominciano ad arrivare i primi dati, per esempio nella sezione 24, quella del plesso Don Bosco, terzo circolo, c'è Angarano che guida con 89 voti, Spina a quota 60, mentre Mino è già, diciamo, pronto nella sezione 1 e quindi tra poco probabilmente ci potrà dare le prime impressioni. Chiedo ad Angelo se è possibile rivedere quella grafica riguardante, diciamo, l'evoluzione dei dati per quel che riguardava la giornata di ieri per i voti. Sì, è proprio così andiamo a commentarli, Davide, certo. Anche dal punto di vista grafico, perché tu hai fatto un giusto rapporto anche in riferimento al 2018, dove le dinamiche erano diverse. Eccolo il confronto qui invece tra primo turno e ballottaggio. Era inevitabile che soprattutto la spinta dei consiglieri comunali, certo, porti ad un numero elevato di votanti, inevitabilmente. Poi, come giustamente tu spesso due settimane fa nel corso della diretta avevi parlato del voto d'opinione, qui diciamo emerge in maniera più importante. Certo, ovviamente il calo dell'affluenza tra ballottaggio e primo turno è un dato storicamente consolidato, quindi non è una novità. Addirittura nel 2013, andando un po' indietro nel tempo, quando il ballottaggio era tra Spina e Casella, l'affluenza al ballottaggio si fermò al 37%. Quest'anno possiamo immaginare che si vada verso un'affluenza in linea con il 2018, perché anche al primo turno
abbiamo avuto un'affluenza molto simile, 63% nel 2018, 61% nel 2023 per il primo turno, e possiamo immaginare che rispetto al 48,17% del ballottaggio del 2018 non si vada molto, molto lontani da quella cifra lì. Ovviamente viene meno la spinta ad esprimere una preferenza per i candidati al Consiglio Comunale, e la sfida è tutta tra le personalità, tra le due personalità che si contendono la carica di sindaco, e quindi ovviamente c'è un maggiore peso del voto di opinione. Ovviamente questo peso è inversamente proporzionale direttamente proporzionale all'affluenza, nel senso che più è alta l'affluenza più possiamo immaginare importanza del voto di opinione. Quando i dati sono comunque di questo tipo qua, vuol dire che non c'è stata comunque una presa particolare dei due sfidanti sulla cittadinanza, che ha mobilitato un voto spontaneo e diciamo disinteressato tra virgolette al ballottaggio. Allora, diamo qualche aggiornamento sulle sezioni e poi siamo subito in collegamento con Mino Dell'Orco. Sezione 49, c'è Angarano a quota 23 voti, Spina a quota 11. Passiamo invece alla sezione 1, dove c'è un'assoluta parità, 17 pari tra Angarano e Spina, mentre nella sezione 27 Angarano guida con 72 preferenze, mentre Spina è a quota 48, mentre nella sezione numero 43 è Spina che è avanti di una spanna, 25 Angarano, 26 Spina. Ma andiamo in collegamento con Mino Dell'Orco. Mino, ben ritrovato, e a te la parola, è cominciato il Tour de Force. Sì, buon pomeriggio a voi, ben collegati con l'istituto di Via Carrara Reddito, uno dei più popolosi in termini di numero di sezioni, ben 12 sulle 50 nelle quali si è votato a Bicelli, anche per questo ballottaggio. Clima nel complesso disteso, si è partiti con lo scrutinio per quanto riguarda il ballottaggio praticamente in tutte le sezioni, in alcune si va a ritmi più sostenuti, in altri invece si è cominciato davvero da pochissimi istanti. Ho il dato relativo alla sezione numero 1 aggiornato a pochi istanti fa, 26 preferenze per Francesco Spina, 22 per Angarano, ma è una sezione nella quale davvero c'è un testa a testa tra i due. Non so se ci sono altre novità, altre variazioni, e diamo rapidamente uno sguardo per quanto attiene la sezione numero 7, 11 preferenze per Spina, il doppio per Angarano, 22. Sezione numero 9, anche qui diciamo che la differenza è piuttosto marcata in favore del sindaco uscente Angelo Antonio Angarano, 22 voti a fronte dei 13 di Francesco Spina. Testa a testa invece nella sezione numero 10, 13 per Spina, 12 per Angarano. Torna invece come dire netta l'affermazione nella sezione numero 11 per quanto riguarda Angelo Antonio Angarano, 25 preferenze a fronte delle 14 di Francesco Spina. Dicevamo, a livello ambientale tutto tranquillo, c'è grande condivisione, serenità, si sta lavorando e procedendo allo spoglio anche in maniera piuttosto soreste un po' in tutte le sezioni. Siamo all'inizio, però ecco, quello che mi viene subito da rimarcare è che si sta procedendo in maniera molto veloce un po' in tutte le sezioni. Per il momento non ho particolari e ulteriori elementi di cronaca, andrei a concludere come dire questo primo giro nelle sezioni dalla 1 alla 12 qui presso il plesso di via Carrara Reddito. Non so se ci sono domande da studio, altrimenti vi richiederei la linea tra una decina di minuti circa per un nuovo e più corposo aggiornamento della situazione. Mino, sei stato ampiamente esaustivo, in pratica tutte le domande che stavo per porti gli hai, diciamo così, anticipate, non ultima quella importantissima di un avvio importante, perché spesso queste dinamiche, seppur a ballottaggio,
si procede con molta cautela, invece siamo già belli spediti. Questo ci fa ben sperare, vuol dire che tutto si muove con assoluta serenità, e questo ci fa piacere, e vuol dire anche che presto, molto presto, si potrà avere il nome del nuovo, del prossimo, del nuovo sindaco di Bisceglie. Sì, se la situazione sarà, come dire, omogenea un po' in tutti gli istituti, oltre a quello che visivamente stiamo qui osservando presso l'istituto di Carrara Reddito, ritengo, ecco, che nel giro di un'ora e mezzo avremo assolutamente chiara la situazione del voto in questo ballottaggio. Per il momento è tutto, ci risentiamo tra una decina di minuti circa per un nuovo e più corposo aggiornamento qui da via Carrara Reddito. Buon lavoro a voi. Grazie Vino, buon lavoro. E allora torniamo in studio, ci sono altri aggiornamenti, sì. Credo che dopo non è arrivato ancora l'aggiornamento definitivo per quel che riguarda i dati statistici dell'affluenza, sicuramente dopo la prima pausa pubblicitaria cominceremo ad avere anche un primo dato grafico. Noi però vi andiamo anche un po' ad aggiornare su quelli che sono i voti che stanno arrivando. Allora partiamo dalla sezione 43, stiamo parlando della scuola di Via Fani con un testa a testa, dicevamo 25-26 in favore di Spina. Poi sezione 22, in pratica siamo nella scuola Don Bosco nuovamente con Angarano che ha preso un considerevole vantaggio, 152 preferenze rispetto alle 86 di Spina. Passiamo poi alla sezione 44, quindi torniamo a Via Fani, dove anche qui Davide è abbastanza accentuato il vantaggio, 26 per Angarano, 6 per Spina, sempre scuola di Via Fani, sezione 41 con 42 voti per Angelo Antonio Angarano e 28 per Francesco Spina, sezione 49 con Angarano avanti di 19 lunghezze, 38 a 19, poi passiamo alla sezione 30, quindi stiamo parlando del plesso di Amicis con Angarano a quota 46 e Spina a quota 37, sezione 7, e quindi parliamo del plesso Cosmai con Angarano a quota 53, Spina a quota 27, sezione 9, sempre Angarano avanti di 30 lunghezze, addirittura 62 a 32, poi c'è la sezione 45 che invece ci riferisce a Francesco Brescia, ha deciso di optare per una metodologia diversa, un po', diciamo così, macchiavellica, davvero, per non dire anche autolesionista, quella di aprirle tutte. Probabilmente potrebbero anche essere più veloci degli altri, lo scopriremo nel corso dei prossimi minuti. Sezione 47, quindi stiamo parlando sempre di Via Fani con 72 preferenze per Angarano, 48 per Spina, sezione 46 sempre Angarano avanti 41 a 29, sezione 10, e quindi parliamo della plesso Cosmai, 52 Angarano, 51 Spina, è quello che è il, diciamo, la sezione che sta caratterizzando, diciamo, questo testa a testa maggiore, sì. Come ricordava Mino, sezione 11 guida Angarano 75 a 51, sezione 43, e quindi parliamo di Via Fani, 37 Angarano, 33 Spina, sezione 17, quindi stiamo parlando sempre della scuola di Via Fani, ha cominciato adesso la fase di spoglio, sezione 48 hanno cominciato da pochissimo, perché siamo 17 a 15, e passiamo anche alla sezione 20, dove abbiamo un dato un po' più ampio, 279 sezione 20, quindi stiamo parlando del plesso Don Bosco, 279 preferenze per Angelo Antonio Angarano, 211 per Spina, con 259 uomini votanti e 236 donne votanti. Ovviamente qui dal punto di vista delle statistiche cerchiamo di arricchire. Chiedo in regia se abbiamo la possibilità di poterci collegare con Francesco Brescia, probabilmente lo faremo tra qualche minuto, attendo indicazioni per capire da Via Fani come procede, ma sembra che le cose vadano più o meno in quasi tutte le sezioni in maniera spedita. Davide, per quello che io vedo, in quasi tutte le sezioni guida Angelo Antonio Angarano. Sì.
È chiaro che è ancora presto per fare, diciamo, delle valutazioni, però lo vediamo anche grazie all'aggiornamento costante delle grafiche, man mano che ci arrivano i dati dai nostri colleghi nei plessi, che insomma il divario è già significativo. Insomma, ovviamente tutto può ancora succedere perché siamo davvero nelle fasi iniziali dello spoglio, però una tendenza dopo c'è. 25 minuti, un vantaggio C'è. di 470 voti è abbastanza significativo. Sì, e lo vediamo anche che è un dato che più o meno arriva uniforme dai vari plessi. Nella scorsa diretta abbiamo cercato anche di cercare un po' le differenze anche di voto rispetto a zone della città, quartieri e quindi ovviamente plessi di riferimento. In questo caso vediamo che da più o meno tutte le sezioni emerge un vantaggio di Angelo Antonio Angarano su Francesco Spina. E allora, oltre ad aggiornare in tempo reale, diciamo, tutto quello che sta avvenendo, e prima di collegarci con Francesco, io un altro passo indietro lo farei perché è doveroso anche completare la parte finale di queste 2 settimane che ci hanno portato poi al ballottaggio. Ti chiedo, ovviamente non possiamo entrare nel merito perché da giornalisti la deontologia per noi è importantissima e il portare in maniera cronachistica quello che è accaduto è sicuramente un fattore. Da una parte il commento negativo di condanna da parte dello schieramento di Angelo Antonio Angarano su quelli che sono stati, diciamo così, i commenti definiti sessisti, su alcune situazioni legate alle candidate della lista di Angelo Antonio Angarano da parte di alcuni candidati a loro volta del gruppo di Francesco Spina, e poi dall'altra parte c'è stata questa notizia brutta che è arrivata proprio nel corso del comizio di Francesco Spina, di questa lettera minatoria. Forse sono le due note negative che hanno un po' reso più amaro questo finale di, diciamo così, questo rush finale verso il ballottaggio. Certo, dicevamo prima che queste 2 settimane sono state 2 settimane di alta tensione, dove non sono mancate, insomma, delle accuse reciproche, anche, insomma, con dei toni tutt'altro che concilianti o pacati. Questo attrito tra le due coalizioni si è probabilmente ovviamente acuito nelle fasi finali di queste 2 settimane, con i comizi finali da parte di Angarano e di Spina. Da un lato, appunto, Angarano e la coalizione che lo sostiene hanno denunciato alcuni commenti sessisti da parte di uno degli esponenti della coalizione a loro avversaria, cioè Pietro Casella, non solo sulle candidate a sostegno di Angarano, ma in generale sulle donne che sostengono anche, diciamo, della società civile la ricandidatura di Angarano, e di un commento invece di semplicemente sostenitori della coalizione Spina, che, insomma, definivano con degli appellativi che adesso non voglio ripetere le donne, insomma, che sostenevano la ricandidatura di Angarano. Dall'altro lato invece c'è stata la notizia diffusa dallo stesso Francesco Spina durante l'ultimo comizio, questa lettera arrivata al comune di Biceglie, di cui in realtà non conosciamo il contenuto completo perché Francesco Spina l'ha pubblicata e l'ha condivisa, diciamo, oscurando alcune delle parti iniziali di questa L'ha lettera, letta in però, parte anche durante il certo, comizio. però si chiudeva con delle frasi, insomma, sibilline, ovviamente da stigmatizzare e da condannare. E allora, non so se c'è Francesco Brescia in collegamento, e allora io quindi andrei un po' ad aggiornare i dati che abbiamo in possesso. Stiamo parlando di 1784 voti di preferenza per Angelo Antonio Angarano, mentre è arrivato in questo momento il dato definitivo dell'affluenza, quindi ha votato il 49,77% dei, diciamo così, dei cittadini votanti,
per questa tornata del ballottaggio. È un dato, Davide, che ti chiedo di commentare in un minuto prima di andare in pubblicità. Beh, è un dato che in realtà è quello che ci aspettavamo, lo dicevamo prima, tutto faceva presagire che si stesse andando verso un'affluenza simile al ballottaggio del 2018 e siamo un punto percentuale praticamente sopra quella del 2018, dove ci si fermò al 48,17, adesso invece col 49,77, insomma siamo lì, quindi già il dato delle 23 di ieri sera faceva un po' immaginare questo arrivo, insomma, questo traguardo. E allora, piccola pausa per noi, non andate via, c'è davvero tantissimo di cui parlare.
Nuovamente collegati con la redazione di Bisceglie 24, abbiamo avuto il dato definitivo dell'affluenza per quel che riguardava il ballottaggio. Ricordiamo che si è votato domenica e lunedì sino a oggi pomeriggio alle 15. Chiedo alla regia se c'è la possibilità di andare a vedere un po' velocemente quanto accaduto. Ecco subito, quindi 11.90 per quel che riguarda le ore 12, poi passiamo alle ore 19 con il 25,66%, passiamo alle 23 con il 37,51% e poi il dato definitivo per quel che riguarda il 49,77% che siamo in attesa di avere, mentre questo è il dato che ci preme di più, francamente, certo. Davide, perché ok, le statistiche ci interessano, ma fino a un certo punto, perché a noi interessano le preferenze. 1784 voti per Angelo Antonio Angarano, 1180 per Francesco Spina. Questo è un dato aggiornato, credo, sino a 10 minuti fa, credo, non di più. È un dato comunque attendibile. Chiedo se c'è la possibilità di collegarsi con Francesco Spina, Francesco Brescia. Di Francesco Brescia, pardon, sarebbe grande cosa poterci collegare con Francesco Spina. Francesco Brescia c'è, chiedo ad Angelo in regia se c'è. E allora, Francesco, eccoti. Buon pomeriggio, Gianluca. Chiamato Francesco Davide. Spina perché ero preso ormai dalla trance di quello che stiamo commentando. Ti chiedo come vanno le cose lì al plesso di Via Fani, quali sono le sensazioni? Allora sì, buon pomeriggio, dicevo, Gianluca, buon pomeriggio Davide e tutti coloro che ci stanno seguendo. Sì, qui nel plesso di Via Martiri di Via Fani le operazioni sono partite, insomma, da poco dopo le 15, tranne nella sezione, vi do insomma alcune curiosità, nella sezione 40 in cui le urne, insomma, l'urna è ancora chiusa per districare, sbrigare prima delle insomma, situazioni tecnico-burocratiche, mentre nella sezione 17 le operazioni di sfoglio sono partite davvero pochi secondi fa, mentre per le altre sezioni ci sono due testa a testa nella 42 e nella 48, mentre devo dire che nelle altre 8 sezioni, perché qui contiamo 11 sezioni, quindi togliendo la 40 che non è ancora partita, le altre 8 sezioni c'è un larghissimo vantaggio del candidato sindaco Angelo Antonio Angarano, che tra l'altro è proprio qui nel plesso di Via Fani insieme ad alcuni candidati al Consiglio Comunale della sua coalizione, per insomma seguire da vicino le operazioni di voto. Quindi nel dettaglio, più insomma genericamente parlando di questo plesso, vantaggio a volte anche molto largo di Angelo Antonio Angarano, tranne, ripeto, per due sezioni in cui c'è un testa a testa serrato, addirittura nella 42, dico bene, c'è un leggerissimo vantaggio di Francesco Spina, ma è l'unico caso all'interno di questo plesso. Francesco, come è accaduto nel plesso di Via Carrara Reddito, dove c'era Mino Dell'Orco? Chiedo anche a te che clima si vive. Dalla voce di Mino si deduceva di un clima piuttosto sereno, si procedeva spediti. Ti chiedo se anche nel plesso di Via Fani la situazione è simile. Sì, il clima è abbastanza sereno, ripeto, c'è soltanto una sezione che insomma sta un po' rallentando le operazioni di sfoglio, ma credo insomma per alcune, come dicevo prima, questioni burocratiche. Per quanto riguarda gli animi, invece, facce ovviamente più distese quelle relative alla coalizione legata ad Angelo Antonio Angarano, insomma musi un po' più lunghi, ma già dalle primissime battute per ciò che concerne i candidati al Consiglio Comunale legati al candidato sindaco Francesco Spina. Però insomma io ho avuto modo di chiacchierare poco prima delle 15 con alcuni candidati consiglieri di una parte e dell'altra, e insomma gli animi precedenti alle ore 15 rispecchiano totalmente insomma quelli che poi sono, come dire, sorti dopo le operazioni di sfoglio, cioè che ci sarebbe stato un vantaggio da parte del candidato sindaco Angelo Antonio Angarano, ma insomma siamo alle 15.40, quindi non vorremmo dare dei dati, come dire, che odorino di definizione, e così non è insomma. Francesco, io ti dico questo, rimani ancora nel plesso di Via Fani per farne un altro collegamento e poi probabilmente potrai anche spostarti e magari venire anche
in centro, capiamo ancora come procede lì, anche perché si procede abbastanza spediti. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che Francesco poi sarà il nostro riferimento per quelli che sono i due comitati che sono in pratica distanti pochi centinaia di metri e che Francesco Brescia andrà poi a coprire per capire quelle che sono le sensazioni che si stanno vivendo. Ci risentiamo tra poco, Francesco, grazie. Va bene, buon lavoro. Grazie, grazie Francesco. E cominciano ad arrivare anche dei dati definitivi, c'è la sezione 24, 545 persone votanti, affermazione di Angarano con 321 voti, mentre per Spina 213 voti, 4 schede nulle e 5 bianche, lo stesso vale nella sezione 15. Con una, diciamo così, una situazione che vede Spina avanti a quota, anzi pardon, Angarano avanti a quota 232, mentre Spina a quota 138, sezione 37, Angarano 73, Spina 42, lo stesso nella sezione 10 con Angarano a quota 169, mentre Spina 140, insomma. In questa situazione, diciamo, stia leggermente, diciamo così, prendendo la mano, lo diciamo a beneficio di inventario, perché è inutile creare già queste situazioni che potrebbero anche far deprimere qualcuno e esaltare altri, però questi sono i dati, ecco, la grafica è piuttosto chiara: 4.529 preferenze per quel che riguarda Angarano, 2.903 per Francesco Spina, siamo praticamente sui 1.600 voti di vantaggio. Davide, come commentarli? Sì, per completezza abbiamo anche i dati del plesso Don Tonino Bello che non abbiamo finora menzionato, sono 4 sezioni, 27, 28, 29 e 30, e anche qua emerge un netto vantaggio di Angelo Antonio Angarano. Sezione 27, 126 preferenze per Angarano contro le 92 di Spina, sezione 28, 177 preferenze per Angarano contro le 109 di Spina, 29 la sezione Angarano 61, Spina 39 e infine la sezione 30 con 158 preferenze per Angarano contro le 113 di Spina. È vero che, diciamo, noi per correttezza e comunque per estrema prudenza non diciamo traiamo ancora delle conclusioni, però vedo anche che Mino Dell'Orco, con il quale ci collegheremo tra poco, sta diciamo, inviando alcuni messaggi provenienti da esponenti della coalizione di Angelo Antonio Angarano, che sono già messaggi di felicitazioni per la rielezione. Beh, sì, diciamo che nel frattempo è arrivato anche un dato definitivo dalla sezione 21, e quindi stiamo parlando del presso Don Bosco, dove stanno veramente correndo. 533 persone hanno votato, 278 voti per Angarano, 248 per Spina, 5 schede nulle, 2 schede bianche. C'è da apprezzare anche questa statistica legata alle schede nulle e schede bianche, seppur minime, comunque importante, perché comunque è un gesto importante, perché ricordiamo, quello di andare a votare è uno dei pochi diritti che abbiamo, è quello, è anche un, diciamo così, un modo per esprimere il proprio dissenso, ma in maniera attiva. Sì, certo, nel senso l'affluenza, nel senso, non è stata comunque altissima, quindi la gente, anziché magari andare ad esprimere il proprio dissenso in maniera creativa nei seggi e alternativa, chiamiamola così, ha scelto di non andare proprio, insomma, a votare. E allora c'è nuovamente Mino Dell'Orco in collegamento, linea a te, Mino. Benissimo, allora 44 minuti dopo le ore 15, ma già la tendenza è bella chiara. Vi do, ecco, una come dire, una curiosità, è sempre una nota dal punto di vista della cronaca. In alcune chat qualche istante fa, insomma qualche minuto fa, credo alle 15:40, è arrivato un messaggio da parte del competitor di Angelo Antonio Angarano nelle primarie dell'aprile scorso, vale a dire Sergio Silvestris, che insomma
ha dato ormai per acclarata l'affermazione di Angelo Antonio Angarano, quindi per un Angarano bis a Palazzo San Domenico, già congratulandosi di fatto sia con Angarano e sia con i cittadini biceglesi che lo hanno votato. La tendenza è chiara, anche qui percentuali nette un po' in tutte le sezioni, ricordiamo Carrara Veneto dalla 1 alla 12, percentuali che superano anche il 60% e si avvicinano al 70% per quanto riguarda l'affermazione di Angelo Antonio Angarano. Andiamo nello specifico però, sezione numero 7, bene, e qui realmente Angarano ha un distacco importante nei confronti di Francesco Spina, 152 preferenze per lui a fronte delle 67 di Spina, e quindi insomma, se la matematica non mi inganna, qui parliamo di un buon 70% per quanto riguarda Angarano. Sezione numero 8, qui ancora più marcata la differenza a beneficio di Angelo Antonio Angarano, 232 preferenze a fronte delle 86 di Spina. Sezione numero 9, anche qui i due terzi a favore di Angarano, quindi parliamo del 65-66%, 156 preferenze a fronte degli 81 voti finora conseguiti da Francesco Spina. Testa a testa invece nella sezione numero 10 c'è un leggero vantaggio da parte di Angarano, 18 voti, 128 Angarano, 110 Francesco Spina. Torna invece marcata l'affermazione di Angelo Antonio Angarano nelle sezioni 11 e 12, sezione numero 11, 191 voti per Angarano, 103 per Spina, sezione numero 12, 210 per Angarano, 132 per Francesco Spina, quindi qui insomma c'è un margine di 78 voti a beneficio di Angelo Antonio Angarano. Situazione abbastanza così tranquilla in sede di spoglio, qua e là insomma transitano alcuni consiglieri comunali uscenti, qualche assessore. Qui a Carrara Veneto abbiamo visto Roberta Rigante, assessore appunto ai servizi sociali, poc'anzi abbiamo salutato anche consigliere comunale uscente Mauro Lorusso, l'altro consigliere Michele De Noia, insomma un po' meno presenze da parte di candidati diciamo a sostegno di Francesco Spina. Questa è la situazione in questo momento. Ecco una curiosità, perché non sono riuscito ad acquisire il dato conclusivo relativo all'affluenza totale appunto qui. 89,77 Mino. Quindi per un'inezia non siamo riusciti a raggiungere il 50%, e questo comunque è un dato che dovrà comunque far riflettere, magari lo faremo anche in chiusura di trasmissione. Direi che per il momento è tutto. Gianluca, se non ci sono altre novità, io effettuerei un ultimo giro qui da via Carrara Veneto e poi insomma potrei recarmi presso il plesso di via Pozzo Marrone, la scuola media statale Ferraris, per il quadro della situazione, ma insomma visto come si sta profilando il voto, l'esito del voto, poi andremo in centro proprio dove ci sono i due comitati elettorali dei due contendenti questo ballottaggio. Per il momento sì, è Mino, tutto, a voi la linea. Sono d'accordo con te, le uniche indicazioni che ti do è che ci dobbiamo adeguare allo spoglio, quindi dobbiamo veramente velocizzare il tutto, quindi stringeremo anche con i tempi più collegamenti per dare maggiore informazione a chi ci sta seguendo, e quindi magari ci risentiamo prestissimo per l'ultimo collegamento da Carrara Veneto e poi vola in centro, perché i dati ci stanno già dando delle indicazioni importantissime e Francesco Brescia tra l'altro tra pochissimo si dirige già verso la zona dei comitati, perché dobbiamo essere sul pezzo.
A dopo. Perfetto, va benissimo. E allora, insomma, diamo ancora uno sguardo alla situazione qui a Carrara Reddito. Qualora non dovesse rendersi necessaria, insomma, la mia presenza in quel di della Ferraris, appunto, in via Pozzo Marrone, anch'io, insomma, sì, mi dirigerei verso il comitato elettorale. Vediamo un po', poi decidiamo assieme per il assolutamente prosieguo. Assolutamente. A dopo, grazie. Ciao, grazie a te, a dopo. Arrivano dei dati comunque definitivi, abbiamo la sezione 12, Plesso Sergio Cosmai, che chiude con 326 preferenze ad Angelo Antonio Angarano contro le 210 per Francesco Spina, 8 schede nulle, 8 schede bianche. Abbiamo una sezione della Ferraris definitiva, la numero 16, 249 preferenze per Angarano, 207 per Spina e 7 schede nulle, e abbiamo la definitiva anche sezione 22, San Giovanni Bosco, 242 preferenze per Angarano, 171 per Spina, 3 schede nulle, 2 schede bianche. E allora, in pratica il trend si conferma sempre di più. Quello che ci meraviglia probabilmente è, diciamo così, questa tendenza immediata nella forbice piuttosto ampia, sì. Perché comunque dobbiamo dirlo, almeno noi addetti ai lavori ci aspettavamo un maggiore testa a testa quantomeno all'inizio. Consideriamo che siamo ad appena 51 minuti dalla chiusura dei seggi, si sta volando, diciamo, si sta andando oltre quelle che erano le previsioni di diciamo così, di quelle che erano le aspettative per capire realmente come sarebbero andate le cose. Il solco sembra già segnato, ovviamente nulla è ancora definitivo e ufficiale, però ci sono già dei dati, certo, importantissimi. Beh, si va insomma verso un vantaggio sempre più marcato di Angelo Antonio Angarano rispetto a Francesco Spina, ed è un dato che comunque sorprende nella sua ampiezza, messo in relazione con quello dell'affluenza, perché dall'affluenza, per una questione proprio matematica, capiamo che non tutto quell'elettorato che aveva espresso una preferenza diversa rispetto a Francesco Spina ed Angelo Antonio Angarano, e che quindi aveva al primo turno votato per Vittorio Fata o per Franco Napoletano, si è recato alle urne, perché appunto abbiamo un'affluenza comunque sotto il 50%, e nonostante ciò, quindi nonostante non ci sia stato un passaggio di voti così marcato dall'elettorato di Vittorio Fata e di Napoletano verso Angelo Antonio Angarano, perché ovviamente l'abbiamo detto prima, Vittorio Fata ha espresso pubblicamente il suo sostegno ad Angelo Antonio Angarano, c'è comunque un distacco molto, molto netto, che testimonia comunque una forza della figura, in questo caso di distacco Angarano. Netto, Davide, che andiamo a commentare con l'aggiornamento: 6.852 voti per Angarano, 4.317 per Spina, e abbiamo anche un conforto importante, che è quello delle percentuali, che anche questo, secondo le nostre previsioni, che in questo momento risulterebbero sbagliate, perché noi alla vigilia avevamo parlato, lo possiamo dire per onestà intellettuale, attorno al 53-54%, per il momento siamo addirittura al 61,35% per Angarano, 38,65% per Spina. Anche questo è un dato che ci spiazza un pochino. Alla vigilia era dato per favorito Angarano, non con questo certo, divario. Tutto già dal risultato del primo turno faceva presagire ad una rimonta molto difficile da parte di Francesco Spina, però in questo caso il dato, se dovesse consolidarsi su una percentuale attorno al 60% per Angelo Antonio Angarano, ovviamente è un dato nettissimo, che è allo stesso tempo sia una preferenza marcata per Angelo Antonio Angarano, e anche comunque un risultato deludente per il progetto messo in campo da Francesco Spina. Alla luce di questi dati che stiamo vedendo, ti chiedo che valenza, che supporto dal punto di vista prettamente pratico pensi che possa aver dato l'apparentamento, seppur non ufficiale ma alla fine reale, di Vittorio Fata a sostegno di Angelo Antonio Angarano? Sì, ricordiamolo ovviamente agli spettatori e a chi ci segue, non è stato formalizzato un apparentamento tecnico, quindi, per dirla in parole povere, che non è passato dalla segreteria generale del comune, ma c'è stato un endorsement pubblico, una presa di posizione e di campo da parte di Vittorio Fata, anche sotto la benedizione di Michele Emiliano, come testimoniato proprio dalla foto che
Vittorio Fata ha pubblicato per annunciare il sostegno ad Angelo Antonio Angarano. Sicuramente è un sostegno che inevitabilmente ha pesato. Ripeto, io dal punto di vista numerico non vedo questo trasferimento di voti così importante da parte dell'elettorato di Vittorio Fata su Angelo Antonio Angarano, però sicuramente c'è stato, sicuramente ha contato ed è uno dei fattori che determina questa forbice comunque così, così ampia. E allora, tra poco ci collegheremo con Francesco Brescia, che credo sia presente al comitato di Piemonte Grappa, la casa di Angelo Antonio Angarano per queste elezioni. Tra l'altro, diciamo così, nota di colore, non è stata sostituita per un motivo scaramantico, sono rimasti lì anche per questa giornata, sembra sì, diciamo, portare bene. È il comitato nato come comitato di Sergio Silvestris nelle primarie con Angelo Antonio Angarano e poi è diventato al primo turno il comitato generale della coalizione e per scaramanzia è rimasto quello anche in questo ballottaggio. E allora, non so se c'è Francesco, ancora no, ma ovviamente dal punto di vista delle chiamiamole delle novità è davvero difficile. Adesso si procede in una fase di commento, in una fase nella quale probabilmente più che altro si andrà a definire quella che è la situazione legata alle percentuali, Davide, perché non avremo grandi scossoni. Tra l'altro Francesco tra poco sarà in collegamento con un ospite piuttosto importante, lo abbiamo nominato sino a poco fa, ci dovrebbe essere Vittorio Fata in collegamento con Francesco Brescia, sicuramente prima di dare la parola avrà, diciamo così, indicazioni importanti da darci il buon Vittorio, appuntato sul cavallo vincente. Beh, certo, da quello che emerge sicuramente sì, era forse comunque una delle convergenze più naturali e più logiche, lo abbiamo detto anche nella scorsa diretta, però insomma ha pagato sicuramente dal punto di vista elettorale. E allora andiamo da Francesco Brescia e dal suo ospite. Linea a te, Francesco. Ciao Gianluca di nuovo, ciao Davide. Allora, sono al comitato di via Montegrappa, il comitato elettorale del quartier generale di Angelo Antonio Angarano, che non è ancora qui perché insomma credo stia ancora girando per sezioni insieme ai candidati al consiglio comunale della sua coalizione. Avremo tra un minuto credo Vittorio Fata, perché è impegnato in altre interviste in diretta, lo avremo veramente tra 30 secondi, quando volete, insomma quando potrò vi chiedo la linea, così avrò l'avvocato Vittorio Fata con me. Francesco, ti chiedo però che ambiente c'è lì, vedo dietro già gente baciarsi, festeggiare, e abbiamo letto già il commento arrivato tramite WhatsApp da parte di Sergio Silvestris, c'è già aria di festeggiamento da quelle parti? Sì, in realtà c'è aria di festeggiamenti, perché insomma è dato quasi per ufficiale, ma in realtà insomma lo state già comunicando voi, il dato è molto ampio e molto largo, e quindi insomma qui si prepara già insomma la bottiglia di spumante all'arrivo del candidato sindaco, come insomma, possiamo dirlo, del riconfermato sindaco Angelo Antonio Angarano. Ma ti chiedo se Angarano era rimasto nel plesso lì prima che tu andassi via o si era già mosso perché aveva cominciato a capire? Si era già mosso e so per insomma andare in altri plessi elettorali, in altre scuole, quindi sarà qui credo a momenti. Nel frattempo, ripeto, avrò con me tra pochissimo l'avvocato Fata. E allora Francesco, noi rientriamo in studio perché se Vittorio non è lì torniamo in fase di commento, ovviamente avvisaci subito quando ci sarà la possibilità di potersi collegare. Grazie Francesco. Grazie a voi. E allora commentiamo invece quello che era lo sfondo che aveva Francesco alle spalle, in pratica stavano già festeggiando da quelle parti. Sì, sì, ma vedo anche delle indicazioni che adesso arrivano su WhatsApp, e quindi insomma anche al comitato di Angelo Antonio Angarano si comincia
a festeggiare, si comincia insomma a rilasciare le prime dichiarazioni da rieletto sindaco, quindi diciamo che ormai anche i diretti interessati hanno capito in che direzione si sta andando e insomma cercheremo di ovviamente intercettare le dichiarazioni in tempo reale, ma il risultato insomma è netto, ci possono essere dei minimi scostamenti dal punto di vista delle percentuali, ma possiamo a questo punto dire che Angelo Antonio Angarano è stato riconfermato sindaco di Bicelli. E allora io direi di fare così, lo dico anche alla regia, andiamo in pausa perché sono le ore 16 e poi rientriamo per quello che è il rush finale di questa diretta per il ballottaggio delle elezioni 2023 della città di Bicelli con Angarano, che ormai possiamo dirlo è il nuovo sindaco di Bicelli riconfermato per la seconda volta. Pubblicità. Collegati dalla redazione di Bicelli 24, non perdiamo tempo, andiamo subito dal comitato di Angelo Antonio Angarano perché Vittorio Fata è arrivato al microfono, allo smartphone del nostro Francesco Brescia. Linea a te, Francesco. Sì ragazzi, sono con l'avvocato Vittorio Fata, ricordiamolo, dopo il primo turno l'avvocato ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Angelo Antonio Angarano e oggi, avvocato, questo accordo si rivela insomma ancora più vincente. Ma sono contento che la scelta è stata la scelta giusta, il nostro elettorato ci ha seguito, quindi ci ha dato una bella conferma sull'idea di trovare un accordo programmatico con l'amministrazione Angarano. Grande merito al sindaco uscente che ha saputo riconfermarsi, quindi tanto di cappello e auguri e complimenti a lui. Li abbiamo sviluppati, siamo contenti che siano stati accolti da lui e dalla sua coalizione. Adesso questo carica lui soprattutto di questa responsabilità.
anche noi, perché la scelta è stata una scelta, diciamo, ponderata, e siamo contenti che l'elettorato sia servito, sia servito il blocco, perché portare a vincere il sindaco, che adesso vedo sta arrivando, quindi forse è meglio che incontrate lui, portare a vincere il sindaco, che è il 60%, vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta, e come dice lui, siamo sulla strada giusta. Buon lavoro, avvocato. Grazie. Francesco, sì, facci ragazzi, vedere un po' cosa sta accadendo, puoi anche girare un po' la telecamera, diventa cameraman, così ci puoi direttamente girare le impressioni, puoi anche girare senza farti un primo piano importante, ecco. Se riesci a intercettarlo sarebbe una cosa importante. Le tipiche canzoni di rito, qui hanno sempre ne partito per quel che riguarda, e questo è un abbraccio importante. Potete immaginare, ragazzi, c'è un clima. Prova a rapirlo, Francesco, prova a prenderlo. Ambient via Montegrappa, non so se riuscite a sentire, mi sto gridando quanto più possibile, tra un po' avremo i nostri microfoni. Sindaco, è confermato il sindaco dell'Antonio Angarano, intanto cerchiamo di averlo qui con noi. Accettarlo, sì, prova, vai. Vediamo se Francesco riesce quantomeno ad arrivare con il microfono per sentire le prime impressioni. Francesco, avvicina il microfono così riusciamo a sentire anche le domande dei colleghi. Dobbiamo adesso avere la capacità di fare, di verificare, di aumentare la bandiera, Praticamente è già partita la festa da un bel po' per quel che riguarda l'abbraccio, poi Vittorio Fatta, tra l'altro un abbraccio che abbiamo visto caratterizzare anche l'avvio dei vari comizi nei palchi. Francesco si sta dirigendo, vediamo se riusciamo finalmente a beccare il sindaco riconfermato di Biscelli, Angelo Antonio Angarano. Vediamo anche se riusciamo a capire qualcosa prima che Francesco riesca a intercettarlo. Questo certifica la voce di Biscelli di crescere in maniera serena, con tranquillità, sapendo che sono sfide importanti da affrontare, ma anche che c'è un'amministrazione seria, competente, capace, determinata, che saprà affrontare queste sfide e superare quasi esultato. Adesso da domani al lavoro sicuramente bisognerà ripartire subito per la composizione della squadra. Immagino saranno stretti, anche perché c'è un'estate che è in arrivo. Assolutamente sì, l'estate in bombe, la cui è ci mancherebbe altro, il momento giubilo. Chiudiamo, Angelo Antonio, bisogna ripartire subito, vero? Assolutamente sì, ci sono le scadenze del PNRR, cioè state alle porte, e la responsabilità della bandiera blu ci spinge adesso ad accelerare i tempi per rappresentare la nostra città al meglio quest'estate e i numerosi turisti che ci verranno a trovare. Auguri, siamo in diretta con il CF24. Ovviamente arrivano i vari in diretta saluti, ecco Francesco. San Antonio, dai. Ragazzi, siamo con il
della città di Vigilio, Gian Antonio Alvarado, fatemi accendere se mi sentite, così, perché io non sento nulla. Sì, ti sentiamo Francesco, con un po' di, diciamo, di atmosfera festosa intorno, però mi sentiamo. Francesco, chiedi tu direttamente ad Gian Antonio che significa questa giornata per lui. Allora Angelo Antonio, una vittoria frutto di... una vittoria frutto di un po' di potere. Sì, diventa, diventa è normale perché fra l'altro credo sia la moglie che, che è arrivata ed è un momento importante anche per quel che riguarda il nostro nuovo riconfermato sindaco di Bicelli, ecco Franco Coppolè, che ovviamente sono momenti importanti. Francesco, a te la linea, riprova con la domanda. Ingiustificato proprio, frutto di... Scusate un attimo. Facevamo una vittoria frutto di quali caratteristiche, di quali ingredienti? Ma sicuramente la squadra giusta, la determinazione, la capacità di non rispondere agli attacchi, di mantenere sempre uno stile pacato e sereno in tutta la campagna elettorale, di avere la capacità di non cadere nelle provocazioni e di parlare sempre di programmi, di progetti, ammettendo gli errori fatti nel passato, ma facendo capire alla cittadinanza la voglia e la determinazione per poter continuare e proseguire migliorando dove è possibile, ma soprattutto avendo dimostrato che sognare finalmente si può e fare un tipo di politica diversa, senza offese, calunnie e provocazioni, la politica del rancore. Finalmente abbiamo dimostrato che è andata in soffitta, adesso si apre un momento storico nuovo per la città di Bicelli, fatto sicuramente di opere, di qualità, attenzione alla qualità dei servizi, ma soprattutto di una classe dirigente completamente nuova che dimostrerà ben presto il suo valore e la sua determinazione. Io sono davvero ottimista per il futuro. Sono i primi passi del secondo mandato? No, l'estate è alle porte, quindi siamo in grande ritardo, la sistemazione delle nostre spiagge, della litoranea, la bandiera blu ci responsabilizza e quindi dobbiamo assolutamente correre per presentare al meglio la nostra città ai tantissimi turisti che ci verranno a trovare quest'estate, e poi ovviamente tutte le scadenze del PNRR che porterà a Biceglie lavoro e opere importantissime che cambieranno per sempre il volto della nostra città e soprattutto miglioreranno la qualità della vita di tutti i cittadini. Buon lavoro sindaco. Grazie, grazie a voi, un caro saluto a tutti. E allora abbiamo avuto le impressioni da parte... Potete immaginare per il numero altissimo di interviste, ma anche perché adesso cominciano i festeggiamenti qui in via Montegrappa, insomma tutta la coalizione in festa. A voi la parola. Allora Francesco, rimani in zona perché è lì praticamente la zona calda, mentre Mino si sta dirigendo dal comitato di Francesco Spina per capire se ci sarà qualcuno che magari vorrà esprimere un giudizio su quello che è stato l'andamento di quest'oretta in pratica che ha deciso le sorti del futuro della città di Bisceglie, magari se ci saranno altri protagonisti, per esempio Sergio Silvestris o anche altri importanti protagonisti dell'ultimo quinquennio targato Angarano che vorranno parlare, ritorneremo da te. A più tardi, grazie. A più tardi, grazie a voi. E allora, per quel che riguarda quello che abbiamo visto, in pratica avrei voluto chiedere ad Angelo Antonio, lo chiedo a te, se... che con meno autorevolezza sì, a questo punto posso rispondere. Ma, ti chiedo se secondo te Angarano si aspettava di essere il nuovo sindaco di Bicelli dopo un'ora dallo spoglio di questo ballottaggio? Beh, penso, per avendo un po' il polso della situazione, che sicuramente c'era ottimismo da quella parte del campo, comunque
lo stavamo dicendo anche noi prima, già dopo il primo turno la rimonta di Francesco Spina sembrava molto, molto difficile, quindi sicuramente c'era un'aspettativa di vittoria, probabilmente non un'aspettativa di vincere con un margine così ampio, anche perché conosciamo Angelo Antonio Angarano per la sua prudenza, e quindi c'era ovviamente magari un po' di naturale prudenza rispetto ai risultati di questo ballottaggio, però adesso insomma anche questi festeggiamenti così plateali a praticamente un poco più di un'ora dall'inizio dello spoglio danno il senso di una vittoria con un margine insomma molto ampio. Sì, più che altro adesso anche con il conforto della grafica e di dati ci sarà da capire anche qual è il divario, quali sono le percentuali, c'è da capire anche di che tipo è la vittoria che si porta a casa Angelo Antonio Angarano. Tra poco credo che ci sarà nuovamente in collegamento Francesco Brescia, credo abbia intercettato Silvestris, e questo è anche un pezzettino di vittoria ce l'ha anche il buon Sergio Silvestris, perché è uscito sconfitto alle primarie, però poi il suo supporto lo ha dato. Certo, è stato un sostegno leale e anche insomma pubblico di sostanza quello di Sergio Silvestris insomma alla ricandidatura di Angelo Antonio Angarano. Si è speso sui palchi e sotto i palchi per quello che era il suo sfidante alle primarie, ma che poi appunto le primarie sono servite ad indicare un candidato comune di coalizione, e ovviamente anche lui può ritenersi uno dei vincitori di questo ballottaggio, insieme comunque a tutte le altre figure di spicco della coalizione di Angarano. E allora, prima di capire quando ci sarà nuovamente Francesco Brescia in collegamento, noi andiamo a fare un po' un riassunto dal punto di vista dei dati. 8.564 preferenze, pari al 60,82% per Angarano, che quindi è sceso di 3 punti, diciamo una dimensione comunque importante, certo, ma più umana rispetto a quello che avevamo visto prima. 5.516 voti, pari al 39,18% per Francesco Spina, si sta assestando attorno a un 60-40, che comunque è considerevole, certo, però sono dati da prendere con le molle. La vittoria ormai è acclarata, come dicevamo in precedenza, c'è da capire semplicemente dove arrivano i meriti di uno, dove i demeriti, certo, dell'altro, e poi anche quello lo capiremo a spoglio avvenuto, contando anche i voti in valore assoluto insomma di ciascun candidato, e capiremo anche rispetto al primo turno i risultati che si sono consolidati e qual è stato l'apporto ad esempio dell'endorsement pubblico di Vittorio Fata nel caso appunto di Angelo Antonio Angarano. Chiedo alla regia se è possibile rimanere con le grafiche aggiornate, ma al tempo stesso andare a vedere quello che è un dato statistico che sicuramente in questo momento potrebbe avere un riferimento poco attendibile, ma quello dell'affluenza con la proiezione. Non so se è possibile, anche perché il bellissimo lavoro fatto va anche mostrato ai nostri lettori. Eccolo, praticamente questo è il dato definitivo. Davide, è un dato che comunque più o meno ci aspettavamo per quel, sì, che riguarda l'affluenza. Francamente mi aspettavo qualcosina in più, oltre il 50%, ma diciamo che ci può stare, ecco. Sì, chiaramente lo abbiamo detto anche all'inizio, tutto faceva presagire un dato in linea con il risultato del ballottaggio del 2018, però lo dicevamo anche all'inizio, nel 2018 c'era una maggiore frammentazione politica con quattro candidati esclusi dal ballottaggio, che all'epoca fu tra Angarano e Caselle, quindi c'era
era più logico pensare che magari chi non aveva espresso una preferenza per Casello, per Angarano al primo turno, magari potesse decidere di rimanere a casa per il ballottaggio. In questo caso la corsa era sostanzialmente a tre, con uno dei tre, Vittorio Fata, che aveva espresso pubblicamente l'indicazione di voto per Antonio Angarano, e quindi questo lasciava pensare che si arrivasse ad una percentuale di affluenza più alta di quella che effettivamente abbiamo registrato. Però per questo tipo di valutazione, come dicevo prima, probabilmente servirà concentrarsi sui voti in valori assoluti quando finirà, insomma, lo spoglio. Sì, nel frattempo stiamo rivedendo quello che è stato l'andamento delle percentuali nelle varie fasce orarie. Io ti chiedo però, adesso abbiamo parlato tanto e giustamente del vincitore, c'è da fare poi, diciamo, un'analisi per lo sconfitto, perché la cordata che vedeva alla guida Francesco Spina portava comunque al suo interno dei personaggi politici che hanno fatto la storia degli ultimi quantomeno 25-30 anni, dalla politica bicegliese, Gianni Casella, ma Tonia Spina, solo per citarne alcuni, ma ce ne sono tantissimi. Questo diventerà inevitabilmente un momento di analisi, anche perché se guardiamo a tra 5 anni, sicuramente, probabilmente dovranno cambiare alcune dinamiche, Davide, perché incombe anche la carta d'identità per qualcuno e anche la necessità da parte del popolo bicegliese di vedere volti nuovi per quel che riguarda i prossimi candidati. Ti stoppo perché credo che ci sia già Francesco Brescia in collegamento. Chiedo supporto a Francesco Brescia, eccolo, c'è l'onnipresente Parisi che sta praticamente abbracciando tutti. Ci siamo, ragazzi, siamo in diretta, sì, il bello, il bellissimo della diretta, sono contento, Silvestris, quindi abbiamo De Grappa, c'è giustamente Ario, glieli presento, dottor Silvestris, Gianluca Valente e Davide Sensi. Eccomi. Allora, una vittoria che viene da lontano. È stato un lungo cammino, ma alla fine è stato compreso e come dire, approvato con un largo consenso dagli elettori. La cosa più bella è che questo risultato è un risultato pieno, ampio, e questo rende tutti più sereni nel loro ruolo, quello di opposizione per chi dovrà fare l'opposizione, quello di maggioranza e di amministrazione per chi dovrà fare per chi dovrà dar vita alla nuova amministrazione. Io voglio rivolgere un saluto cordiale a Francesco Spina, che ha condotto una impegnativa campagna elettorale. I toni che ha tenuto, come è noto, non ci sono piaciuti, ma ognuno sceglie come farla. Lui l'ha fatta con quei toni, ma comunque voglio rivolgergli un caro saluto e anche dargli la solidarietà per questa lettera che gli è giunta venerdì, che, per la quale io spero che immediatamente siano individuati i responsabili. Ma al netto di questo, io penso che è finita la campagna elettorale, adesso c'è una fase in cui tutti si debba lavorare per la città. Sergio, è la dimostrazione dopo le primarie che non solo la coalizione è rimasta unita, ma si è anche allargata. È la scoperta dell'acqua calda. Avevamo detto che le primarie sarebbero servite per rilanciare la coalizione, per tenerla unita. Molti dicevano che non sarebbe stato così, io mi sono sgolato e alla fine il risultato ci ha premiato. Un grazie di cuore a tutta l'elettorato. E allora Francesco, mi riprendo la linea perché dobbiamo andare da Mino De Grappa. E allora, siamo nuovamente in studio, valutazioni importanti, ma che conoscevamo già, quelle di Sergio Silvestris, che aveva già enunciato in un comizio dove, diciamo, si era esposto in maniera importante, forse il primo comizio pre-ballottaggio, dove in pratica c'è stata una presa di posizione importante. Ti chiedo anche, mentre non c'è ancora in collegamento Mino Dell'Orco, tra l'altro preannuncio che tra pochissimo avremo Francesco Spina in collegamento con Mino Dell'Orco, e sarà davvero importante e interessante sentire le considerazioni di Spina. Dicevo, in molti davano un Silvestris
che dopo la sconfitta alle primarie si sarebbe defilato, in realtà il suo supporto l'ha dato. Sì, quel comizio che tu citavi... Ti interrompo, certo, scusami, certo, perché incombe la diretta e linea a Mino Dell'Orco. Perfetto, al volo siamo qui in Piazza Vittorio Emanuele, quartier generale di Francesco Spina, che ha conteso nel ballottaggio del 28 e 29 maggio la poltrona di primo cittadino ad Angelo Antonio Angarano. Un risultato, Francesco, che ti vede sconfitto, percentuali che insomma, si vanno delineando, siamo intorno al 60-40. Cominciamo da quello che è il tuo stato d'animo in questo momento alla luce del risultato maturato. È uno stato d'animo, devo inserire questo? Sì. È uno stato d'animo molto 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 sereno, perché il risultato è netto, non ci sono recriminazioni, abbiamo dato tutto, la città ha scelto, faccio gli auguri ad Angelo Antonio Angarano di amministrare la città. Siamo naturalmente, essendo stati opposizione, siamo un po' preoccupati di come potrà procedere adesso una coalizione che è ancora più complicata e complessa, ma queste sono valutazioni politiche del giorno dopo. Prendiamo atto che la città ha fatto una scelta netta, che l'alleanza con Vittorio Fata ha tenuto bene, quindi quella sommatoria di voti che era intorno al 66-67% guardando i risultati delle due coalizioni al primo turno è stata mantenuta grosso modo. Abbiamo rosicchiato qualcosa, abbiamo rosicchiato 6-7 punti percentuali, ma di più non si poteva andare. Non ho recriminazione, ho dato tutto, la coalizione ha dato tutto, ci siamo trovati di fronte sia diciamo le strutture comunali molto agguerrite, sia anche la stessa regione negli ultimi giorni ha creato una situazione chiara e netta. Sappiamo che anche, ci sono anche dei riflessi sulla gestione della sanità e delle altre questioni, e quindi l'intervento così netto e deciso anche del Presidente della Regione ha dato modo all'accordo col Partito Democratico di decollare, di mantenersi nella città negli ultimi giorni. Anche chi diceva di non votare Angarano, magari perché non lo riteneva in quel momento un fatto spendibile, ha deciso alla fine nel segreto del nulla di dargli fiducia, quindi la città ha scelto ed è giusto che Angarano possa governare anche 5 anni. Francesco, sono Gianluca Valente e ti ringrazio innanzitutto per la disponibilità. Ciao, perché no, so che non è un momento facile e quindi ti ringrazio in maniera particolare. No, tranquillo. Gianluca, l'avevamo messo, cioè, al di là dei tatticismi, dell'entusiasmo nella campagna elettorale, chi è esperto come me insomma aveva notato che molte strutture della città erano bloccate, quindi era difficile erodere un consenso, perché c'erano strutture e candidature molto forti che occupavano degli spazi politici che non si potevano raggiungere, quindi siamo assolutamente sereni. Avessimo perso di poco sarei stato più nervoso, invece in questo modo la serenità è massima. È chiaro che questa è l'ultima campagna elettorale che mi vede come sindaco della città di Bisceglie, candidato come sindaco, quindi per me è importante prendere atto che i biscegliesi vogliono andare avanti con Angarano, e certamente non è che stiamo nella nostra vita a chiedere di ricandidarci un'altra volta, anche perché dobbiamo fare altro, abbiamo degli interessi, altre situazioni. La passione politica si può coltivare in mille forme, meno impegnative, meno aggressive. Sai bene la questione della lettera degli ultimi giorni, sì, che mi ha anche turbato un attimino, cioè in certi momenti è giusto prendere atto che ci sono delle condizioni difficili in una città difficile, per cui se hai la forza con la comunità di invertire una rotta, allora lo fai. Se la comunità decide invece di sedersi e di tollerare tutto, noi sappiamo benissimo che fino a sei mesi fa, un anno fa, non si trovava chi avesse votato Angarano nel 2018 e non si trovava chi lo volesse votare. Non dimentichiamo che lo stesso Sergio Silvestri se ne chiedeva le primarie proprio perché Angarano non era capace a suo dire di poter amministrare. Invece alla fine hanno trovato una quadratura politica, una struttura molto forte e larga, l'hanno allargata anche a Fata, al Partito Democratico. È una coalizione un po' ciambotto, un po' eterogenea, però vediamo che succede. Francesco, due domande velocissime. La prima, ti voglio chiedere, secondo te, la tua esperienza, che è grandissima, quanto ha influito in questo numero, che è abbastanza importante in termini di percentuale, l'appoggio di Fata ad Angarano?
Ma secondo me è stato determinante, se non altro per l'opinione pubblica, si è consolidata non il giorno dopo le elezioni, perché il vantaggio era molto risicato su di me, no? E quindi si sarebbe creata un'aspettativa di una contesa più aperta. L'alleanza con Fata ha determinato, più che una questione numerica stretta, che pure è stata notevole, in un ballottaggio spostare da una parte all'altra anche 2000 voti significa una percentuale elevatissima, sono 6-7 punti percentuali, ma nello stesso tempo è stata sul piano psicologico nella comunità è stata spesa bene, perché i cittadini hanno detto hanno vinto insomma con l'alleanza. E poi c'è stata la ciliegina della torta, perché se non fosse accaduto quello avremmo potuto anche combattere maggiormente, raschiare, insomma abbiamo raschiato 6-7 punti percentuali rispetto alla sommatoria delle due coalizioni al primo turno, per cui questo significa che io il mio lavoro l'ho dovuto fare con la coalizione in condizioni difficili. La presenza di Emiliano a Bicelle con due strutture sanitarie che sono strutture pararegionali, insomma è chiaro che la presenza di Emiliano a Bicelle ha determinato anche in certi contesti un cambio di direzione di un elettorato che vedeva favorevolmente anche la presenza di un consigliere regionale di maggioranza nella mia coalizione, di Francesco Lanotte. Quindi anche da quel punto di vista l'intervento di Emiliano a gamba tesa, diciamolo pure, è servito ad Angarano per chiudere la partita in quel momento. Io nel comizio finale abbiamo dato tutto, abbiamo cercato di recuperare, ma il fatto che loro stessi fossero preoccupati, che fossero turbati, che qualcuno, non so chi, abbia pensato anche di intimidirmi con una lettera minatoria gli ultimi giorni di campagna elettorale, significa che eravamo sul pezzo e che ce la siamo giocata fino all'ultimo. Francesco, ci hai confermato quanto avevi detto durante i tuoi comizi e diciamo ci hai dato una notizia importante dal punto di vista giornalistico per quel che riguarda il tuo non voler, diciamo così, candidarti in futuro. Però da esperto ti chiedo, in prospettiva, la politica bicegliese che non ha le stesse idee di Angelo Antonio Angarano, su quale tipo di prospetto deve virare? È un problema serissimo, perché bisogna ricostruire un'area giovane. Io ho una differenza rispetto ad altri politici bicegliesi: se dico faccio un passo indietro, un passo al lato, io lo faccio veramente, ce ne sono altri che sono decenni che lo promettono ma non lo fanno. Per quanto mi riguarda è l'ultima candidatura a sindaco, certamente, poi la passione politica cercherò di metterla al servizio di un gruppo di giovani che ho strutturato, ho costruito, di un progetto che possa essere diverso da quello di Angarano, insomma. Io ho visto benissimo sotto il palco di Angelo Antonio, ho visto tutti i politici degli anni Ottanta, no? Io ho visto anche Mimmo Ricchiuti, ho visto la papà di Angarano, ho visto Dino Cozzoli, ho visto tutto il pentapartito degli anni Ottanta con i loro figli. Quello che potrò fare io in questo periodo è cercare di fare una politica più aperta a una questione di democrazia e di ricambio naturale, non perché chi è figlio di un politico non debba poterlo fare, per carità, ma non deve essere una condizione indispensabile per poter partecipare all'agone politico. Grazie, grazie mille Francesco, grazie per la disponibilità. Grazie. E allora torniamo in studio. Direi di andare in pubblicità, perché poi abbiamo una lunga fase di analisi prima di andare in conclusione.
E allora siamo nuovamente collegati dalla redazione di Bisceglie 24. Angelo Antonio Angarano, riconfermato sindaco della città di Bisceglie. Abbiamo l'aggiornamento relativo ai voti, eccolo qui: 8.854 preferenze per il riconfermato sindaco Angelo Antonio Angarano, per una percentuale pari al 60,81%, 5.707 voti per Francesco Spina, percentuale pari al 39,19%, poco è cambiato Davide, ma ripartiamo da qui, mentre tra poco avremo in studio anche Mino Dell'Orco, che è tornato dal suo giro. Partiamo da qui e poi piano piano andiamo a commentare tutto quello che non abbiamo potuto commentare per via della bravura dei nostri inviati. Certo. Beh, ovviamente questi ultimi dati che stiamo vedendo confermano un margine nettissimo di vantaggio di Angelo Antonio Angarano, che viene riconfermato con una percentuale che probabilmente alla vigilia del voto in pochi si aspettavano, con un distacco che si aggira intorno ai 3.000 voti allo stato attuale. Bisognerà, insomma, questo sarà interessante capirlo. Abbiamo sentito lo sconfitto di questo ballottaggio a Francesco Spina, che attribuisce questo margine così netto di vantaggio del suo avversario al ballottaggio sostanzialmente all'endorsement pubblico di Fate, al convergere del Partito Democratico sulla figura di Angelo Antonio Angarano. In realtà il dato dell'affluenza ci dice che non è così banale questa considerazione, quindi a spoglio avvenuto, e quando avremo contezza dei voti assoluti per singolo candidato si potrà fare anche una valutazione di questo tipo. C'è ovviamente il dato lampante di una comunque riconferma a valanga di Angelo Antonio Angarano e di una sostanziale, insomma, di una risposta molto timida dell'elettorato rispetto al progetto alternativo messo in campo da Francesco Spina. Spina ha confermato ai microfoni di Mino Dell'Orco quanto aveva detto in campagna elettorale, e sono dichiarazioni importantissime, Davide, perché alla fine, diciamo così, abdicare in maniera definitiva dal punto di vista di quelle che è la possibile candidatura in un futuro prossimo. È vero che lo è stato candidato per tanti anni, è stato sindaco per due mandati e qualcosina in più, però quella è una dichiarazione davvero importante. E come stavamo dicendo prima, proprio del collegamento con Spina, bisogna capire che cosa succederà invece con tutti gli altri, chiamiamoli così, personaggi della politica che hanno influito in maniera importante nella storia cittadina negli ultimi 25 anni quantomeno. Inutile rinominarli tutti, però diciamo quantomeno Gianni Casella e Tonia Spina, solo per citarne alcuni, sono, diciamo così, dei volti che ormai abbiamo imparato a conoscere e che dovremo capire che tipo di futuro li vedrà, se questo futuro li vedrà protagonisti o meno. Certo, ovviamente è una notizia quella che ci ha dato Francesco Spina, cioè il fatto che non si ricandiderà in futuro alla carica di sindaco. Ovviamente è una decisione che, conoscendo anche la bravura di Francesco Spina nel leggere le situazioni politiche e i risultati, dal fatto che probabilmente l'elettorato lo ha percepito comunque come un candidato che ha già dato alla politica bicegliese, che ha già segnato un'epoca della città, e quindi in qualche modo ha pagato anche questa sua, insomma, lunga esperienza da sindaco in termini elettorali. Ovviamente, come dicevi tu, sarà interessante vedere quanto questa coalizione molto larga, molto eterogenea, che si è riunita attorno a Francesco Spina, potrà effettivamente esprimere un progetto politico alternativo e costruire un progetto alternativo a quello di Angelo Antonio Angarano nei prossimi 5 anni, o quanto invece le singole forze politiche che hanno composto questa coalizione, le singole personalità cittadine che ne hanno fatte parte, decideranno poi magari in futuro di prendere strade diverse e separate tra loro. Questo probabilmente è la grande incognita di questi prossimi 5 anni.
anni, se questa coalizione che si è riunita attorno a Francesco Spina potrà esprimere un progetto organico alternativo ad Angarano e costruire un campo alternativo in questi 5 anni. Per quel che riguarda invece la situazione relativa a Sergio Silvestris, parlavamo di situazione relativa a quelle che erano le sensazioni dopo le primarie, un allontanarsi, un disimpegnarsi. In realtà, come dicevo una decina di minuti fa, invece sul palco ha dato la sua spinta e poi dal punto di vista pratico il suo supporto l'ha dato. Certo, le incognite per la coalizione, paradossalmente rimangono anche per la coalizione vincitrice che ha vinto questo ballottaggio, perché questa convergenza di Fata verso Angelo Antonio Angarano, questa convergenza anche del Partito Democratico, potrebbe aprire degli scenari inediti nei prossimi 5 anni, perché insomma non è un segreto, Angelo Antonio Angarano anche nelle settimane, nei mesi prima delle primarie con Sergio Silvestris ha orbitato attorno ad ambienti Dem nell'ambito delle primarie, appunto all'interno del Partito Democratico, tra Stefano Bonaccini ed Elie Schlein. Quindi quella separazione di Angelo Antonio Angarano dal Partito Democratico non è stata mai forse risanata, e quindi questa convergenza inedita di Fate, quindi del PD al ballottaggio, potrebbe anche lì aprire un cantiere politico per questi 5 anni. Quindi le incognite sulla tenuta della coalizione, o comunque più semplicemente su quali progetti queste coalizioni costruiranno in questi 5 anni, rimangono sia da una parte che dall'altra dei due schieramenti, insomma. E allora la famiglia si è riunita, Davide, perché sono tornati i nostri inviati, e quindi vediamo, riaccogliamo a video sia Mino Dell'Orco che Francesco Brescia. C'è anche Donatella che è tornata, Donatella Todisco, che è tornata qui in redazione, perché il lavoro è stato veloce e intenso. Mino, ti chiedo un primo giudizio su quanto si è vissuto in pratica in meno di 1 ora e mezza, e soprattutto, visto che tu sei andato dalle parti dello sconfitto, che ambiente c'era? Ovviamente dimesso, però un ambiente consapevole. Sì, consapevole, sia Francesco Spina che la coalizione ha accettato con serenità quello che è stato il verdetto, lo ha detto anche ai nostri microfoni, se il margine fosse stato più risicato forse avrebbero sicuramente sarebbe lievitato il disappunto, il rammarico per il verdetto finale. In realtà dopo 10-15 minuti era già evidente quello che sarebbe stato l'esito, non soltanto nel plesso da me visitato, quello di Via Carrara, ma un po' da tutte le parti si è avuta subito netta la sensazione di un'affermazione marcata, 2/3 o 1/3 all'incirca. Adesso la percentuale si è un po' abbassata a beneficio di Angelo Antonio Angarano, ma si attesterà tra il appunto sul 60%. Sì. Un'amarezza consapevole di un verdetto, probabilmente Francesco Spina anche nei giorni precedenti aveva subodorato che questo apparentamento non ufficiale, ma questo accordo tra Fata e Angarano sarebbe stato determinante per l'esito finale, così come è stato. Chiaramente volti cupi, non potrebbe essere altrimenti, però ecco, serena consapevolezza di questo risultato. Dicevate bene, dando così uno sguardo anche a quelli che sono gli scenari futuri, c'è da dire che tra 5 anni, e correggetemi se sbaglio, avremo praticamente tutti volti nuovi in merito a quella che sarà la candidatura a primo cittadino, perché Angelo Antonio Angarano non potrà ricandidarsi. Sia Vittorio Fata in precedenza e sia Francesco Spina nelle dichiarazioni odierne hanno asserito che non concorreranno più alla carica di primo cittadino. Forse, consentitemi una battuta, l'unica certezza potrebbe essere quella di un'ennesima ricandidatura da parte del buon Franco Napolitano, che salutiamo, a meno che in questi 5 anni non accada nulla di differente. Si parla anche
ecco, di un passaggio di testimone con Enrico Capusso, ma adesso è ancora presto per effettuare valutazioni, però è netta la sensazione che insomma questi 5 anni saranno anche propedeutici, se vogliamo, ad uno scenario completamente nuovo a livello di ventaglio di candidati sindaco. Francesco, invece eri dalla parte del vincitore barra vincitori, perché abbiamo visto davvero tante facce contente. Ti chiedo qual era l'umore generale, soprattutto considerando i volti, perché ovviamente gli auguri e le felicitazioni fanno parte del modus operandi, diciamo così, di questo momento. E ti chiedo a bocce ferme, diciamo a telecamere spente, quanto hai sentito soddisfatto Vittorio Fata, perché a detta di Spina, almeno per quel che riguarda le sue sensazioni, è stato determinante, secondo Spina, il supporto di Fata. Sì, io intanto porto ancora i residui dei festeggiamenti sul corpo, dei botti, dei festeggiamenti giustificati, ma questo è un altro discorso. Sì, Gianluca, per rispondere alla tua domanda, sia nelle parole dell'avvocato Vittorio Fata che di Sergio Silvestris, insomma, si puntava molto a un progetto politico per l'immediato futuro, un progetto politico allargato che abbraccia diverse anime, sempre, come dire, restando in un recinto civico, perché ricordiamo che la coalizione insomma, che è uscita trionfante da questo secondo turno è, insomma, appunto una coalizione civica con un accordo con una coalizione di centrosinistra, però insomma dalle parole e dai volti si lasciava intendere che da questo momento si inizia a lavorare per un progetto politico per il domani, perché Mino diceva bene, tra 5 anni, insomma, a meno che insomma non si assista a una caduta rovinosa e precoce dell'amministrazione, per cui poi Angelo Antonio potrebbe avere una nuova, certo, chance di ricandidarsi, però insomma dovremmo assistere a volti assolutamente nuovi, e compito di maggioranze e opposizioni in queste, direi già queste prime battute della nuova assise cittadina, sarà operare per creare, ma io ascoltavo l'intervista anche dell'avvocato Spina, sarà appunto quella di lavorare per formare le nuove leve. In realtà, insomma, delle nuove leve già preparate, già formate, non solo per campagne elettorali vissute, ma anche per formazione professionale, personale, associativa e così via, ne abbiamo da una parte e dall'altra. Dalle parole di Angelo Antonio, invece, le parole di Angelo Antonio sottolineavano il fatto che il Consiglio Comunale sarà un Consiglio Comunale con volti nuovi, con tanti volti nuovi. Lasciava intendere, insomma, non lo poteva dire a chiare lettere, che probabilmente anche la composizione della nuova giunta avrà volti nuovi, esperienze nuove, professionalità nuove. Insomma, una città ha sempre bisogno di continuo cambiamento e insomma gli elettori in realtà hanno poi sottolineato questo con il loro voto. Dalle primissimissime battute dello spoglio, quando ero ancora nel plesso di Via Fani, certo è vero, la tendenza era quella di una vittoria di Angelo Antonio, ma alcune sezioni del plesso di Via Fani, come vi raccontavo, insomma, vivevano un testa a testa, addirittura in una c'era un vantaggio di Spina. Questo però, ripeto, dalle battute davvero iniziali. Poi, come diceva Mino, per i plessi che ha, per i seggi che ha visitato lui, insomma, la tendenza poi si è fatta più marcata. Da oggi quindi inizia un percorso nuovo, sempre con lo stesso timoniere, ma insomma la composizione di un Consiglio Comunale, dicevamo, di una giunta, che sicuramente avrà una grossa fetta percentualistica di novità. E allora parliamo di questo Consiglio Comunale, di questo, diciamo così, di questa maggioranza in Consiglio Comunale. Sicuramente quelli che sono stati i dati relativi a 15 giorni fa ci danno già un'immagine di quello che potrebbe essere il volto nuovo della maggioranza. E sappiamo benissimo che l'apparentamento non tecnico, dal punto di vista di quelle che sono le parole che vanno a definire dal punto di vista burocratico il tutto, consentono di poter gestire la situazione in una certa maniera, ma per quello che si è capito comunque ci potrebbero essere due situazioni che dovrebbero poi confluire nel lato Fata, giustamente, perché alla fine l'alleanza
va premiata nel momento in cui si vince. Ci potrebbero essere, Davide, dei punti fermi dal punto di vista degli assessori? Ci potrebbero essere delle novità? C'è sicuramente una grossa responsabilità, perché come detto spesso durante i comizi in campagna elettorale, i primi 5 anni sono, diciamo così, un seminare. Adesso bisogna cominciare a raccogliere i frutti, anche con gli spot di Angelo Antonio Angarano da Mutaimb. Adesso è tempo però di continuare a fare qualcosa e di portare poi a casa il risultato. Certo, ovviamente la campagna elettorale di Angarano si è basata molto sul trarre i frutti della progettazione, delle progettualità cominciate con il PNRR. La maggioranza e la giunta inevitabilmente rifletterà l'eterogeneità e comunque le diverse anime della coalizione Angarano, quindi nell'area di Sergio Silvestris, nell'area dell'avvocato Tonio Belsito e ovviamente in quella dell'avvocato Vittorio Fata, che ha sposato insomma il progetto di Angarano per il ballottaggio, quindi c'è stata questa convergenza. Io però penso che i punti fermi di questa giunta probabilmente saranno gli assessori e le personalità più vicine storicamente ad Angelo Antonio Angarano, perché un dato secondo me che va rimarcato di questo primo turno e di questo risultato al ballottaggio è comunque un rafforzamento della personale della figura di Angelo Antonio Angarano e del sindaco uscente, già con la vittoria alle primarie che non tutti pronosticavano. Adesso diciamo a giochi fatti possiamo dirlo in maniera retrospettiva, e quindi già quella vittoria è stata un rafforzarsi della sua figura, e arrivare ovviamente in vantaggio al primo turno comunque con un migliaio di voti di riscatto rispetto al secondo classificato che era Francesco Spina, e ovviamente adesso con una vittoria così ampia a ballottaggio, che certamente è influenzata, ed è ovvio che sia così, dalla decisione di Vittorio Fata di convergere su Angarano. Però io lo ripeto, secondo me è un dato importante, l'affluenza ci dice che è stato sì importante quell'indicazione di voto, ma non determinante, non fondamentale, come invece ad esempio legittimamente ci diceva Francesco Spina, che invece la legge in questo modo qui. Io penso che un'affluenza comunque sotto il 50% non si possa dire che la vittoria di Angarano sia esclusivamente frutto degli accordi di tipo politico che sono stati fatti, ma è comunque una risposta netta della cittadinanza, un giudizio netto della cittadinanza positivo rispetto alla figura del sindaco uscente. Mino, per quel che riguarda Spina abbiamo capito quale sarà il futuro prossimo, ovviamente un passo indietro, un passo al lato potremmo definirlo così, perché poi comunque le sue competenze e le sue abilità potrebbero essere al servizio di nuove figure che possono emergere sul fronte, chiamiamolo così, dell'opposizione, anche se in realtà poi è tutto da capire come si andrà a comporre, diciamo così, lo schieramento opposto. Sicuramente bisogna ricostruire in maniera importante sul versante, diciamo così, opposto ad Angarano, perché bisogna ricostruire e bisogna trovare una figura che sia, diciamo così, di continuità dal punto di vista delle idee, dei progetti a Francesco Spina, e sappiamo quanto Spina, seppur criticato o meno, possa essere amato o odiato, le sue doti da leader sono indiscusse. Sì, doti assolutamente indiscusse e incontrovertibili. Chiaramente adesso bisognerà capire anche come vorrà impostare l'opposizione in questo quinquennio, e capire insomma chi poi potrà emergere anche nel proprio contesto per prendere il suo posto e fare da staffetta in vista delle prossime amministrative. Insomma, è un discorso chiaramente che si andrà a valutare in corso d'opera. Sicuramente tornando alla nuova, insomma, composizione, tante figure nuove, capiremo anche il discorso legato
alla giunta, agli assessori, a quello che determina questo gentleman agreement tra Angarano e Fata. Si parla della presidenza del Consiglio, ora non nascondiamocelo, a favore appunto di Vittorio Fata, così come di sicuro insomma un assessorato, ma forse anche due, andranno insomma appannaggio della coalizione appunto che sosteneva al primo turno Vittorio Fata. Quindi ecco, siamo anche noi curiosi di capire. Certo, ci sono dei punti fermi all'interno della giunta comunale, anche alla luce di quelli che sono stati poi i dati, parliamoci chiaro, delle preferenze dei candidati al Consiglio Comunale. Insomma, l'exploit di Roberta Rigante mi fa dire, senza tema di smentita, che sarà riconfermata dall'assessorato ai servizi sociali, e ci mancherebbe altro. Direi anche per i meriti, oltre che per i dati. Assolutamente sì, assolutamente sì. È un dato questo inoppugnabile. Poi valuteremo, insomma, certo. C'è tanta curiosità per capire invece come andranno a delinearsi i nuovi equilibri. È una coalizione, almeno in questo momento, chiaramente lo dicono i fatti, più eterogenea rispetto all'Angarano 1. È altrettanto vero che però Angelo Antonio Angarano, avendo la possibilità insomma di operare in maniera così più diretta, distesa, disinvolta nell'accezione positiva del termine, è chiaro che dovrà far valere, ecco, una maggiore autorevolezza anche in determinate scelte, ciò che alcuni sia suoi alleati e sia l'opposizione insomma gli hanno, come dire, imputato nella sua prima sindacatura. Francesco, in conclusione ti chiedo se, soprattutto per quelli che sono stati i comizi che abbiamo tutti seguito, forse la campagna di Angarano, con dei toni un po' più pacati rispetto, diciamo, alla verve di spina di Casella, pensi abbia premiato Angarano e soci, o se magari anche diciamo così la posizione di vantaggio che ha sempre un sindaco uscente, di dire abbiamo fatto questo, vogliamo continuare nei prossimi 5 anni a progredire, è stato un vantaggio o meno rispetto a chi, diciamo, si trova dalla parte opposta a dover inevitabilmente, per il gioco delle parti, dire non è stato fatto bene, noi vorremmo fare meglio. In poche parole, ha premiato nella campagna elettorale, secondo te, Angarano, il voler far emergere quanto di positivo si è fatto rispetto a chi dall'altra parte deve anche giocare sulla distruzione dei progetti degli avversari? Ma Gianluca, a proposito di politica, ti darò una risposta democristiana, nel senso che valgono entrambi i fattori che hai menzionato. In primo luogo, si parte sempre da una posizione di vantaggio, seppur minimo, ma sempre di vantaggio quando si è già governato. Dall'altra, credo che gli elettori in generale, perlomeno insomma, quelli che ancora sono affezionati al nobile gesto del voto, come dire, siano più attenti, mostrino più pazienza e attenzione a temi più, o meglio a toni più pacati e più moderati. L'aggressività, la sprezza nella campagna elettorale sta nelle cose, insomma, nel gioco dei ruoli e delle parti, però i decibel non sono sempre un segnale di ragione. Ma è anche vero che, e questo lo diceva anche Sergio Silvestris nella nostra intervista, forse la chiave vincente, ma lo accennava prima anche Davide, la chiave vincente di questa coalizione, di questa vittoria, viene da lontano. Una coalizione, come la conoscevamo per l'Angarano 1, diciamo così, eterogenea, che insomma viene da anime di centrodestra e anime di centrosinistra, che però resta insieme nonostante le primarie siano anche un passaggio, come dire, dico doloroso, ma tecnicamente anche insomma abbastanza importante, rilevante, perché sono comunque due anime che si confrontano, ma la coalizione tiene. Primo passaggio, poi c'è il primo turno, e qui già si vedono, come dire, le due anime di cui parlavamo quanto pesano, ma la coalizione tiene ancora, ma si allarga addirittura con la coalizione Bisceglie Davvero guidata da Vittorio Fata,
e quindi non solo tiene ma si allarga fino al ballottaggio, dove non dico fosse inevitabile, ma insomma era nell'aria comprensibilmente che potesse tenere, allargarsi, rafforzarsi e poi vincere. E allora siamo praticamente in conclusione di questa diretta che ci ha portato a seguire con dovizia di particolari quanto è accaduto nelle due ore in pratica che vi abbiamo così raccontato per il ballottaggio 2023. Angelo Antonio Angarano è il nuovo sindaco di Bisceglie per il secondo mandato. Tanti auguri e in bocca al lupo per il quinquennio che lo attende. Io però non posso che ringraziare tutti i miei colleghi che mi hanno dato una mano, e quindi Davide Sette, Mino Dell'Orco e Francesco Brescia per la parte giornalistica, ma anche Donatella Todisco, Angelo Ruggeri in regia, il supporto importantissimo dal punto di vista della raccolta dati di Marco Pappalettera. Anche oggi un grandissimo risultato, numeri davvero di altissimo livello. Speriamo di avervi accompagnato in maniera positiva sia nella fase di spoglio del 14 e 15 sia oggi per quel che è stato il ballottaggio delle votazioni del 28 e 29. Il nostro lavoro è al vostro servizio, e quindi quando poi abbiamo riscontro positivo, per noi è linfa per continuare a lavorare giorno dopo giorno in questa maniera. Lo faremo in futuro prossimo sempre al vostro servizio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti voi.